Il gioco è severamente vietato ai minori di 18 anni, quindi se siete minorenni, mi raccomando, non giocate. Ma anche se siete maggiorenni, mi raccomando, non esagerate, perché il gioco crea dipendenza. Detto questo, partiamo subito in questa serie in cui ci divertiamo a dare dei piccoli pronostici, appunto per vedere quanto ne sappiamo. John Borno, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Breaking Bad, link in descrizione, i pronostici della quinta giornata di campionato. Detto questo, ragazzi, questo video esce dopo la partita Lazio-Milan, perché non voglio più giocare il Milan. Quando giochiamo che vince perde, quando giochiamo che perde vince, quando giochiamo che pareggia esplode, quindi evitiamo e andiamo a giocare le altre. Oggi vi porterò un'innovazione un po' particolare, visto che tutti vi siete lamentati delle basse quote. Penso, non so quanto riusciremo a prenderle, però ci proviamo. Vi porterò una bolletta facile, molto facile, quota 3, una bolletta media, quota 7, e una bolletta difficile, quota 20. Detto questo, partiamo su. E come potete vedere davanti ai vostri occhi avete la quota facile. Ho dato la vittoria alla Juventus come alla Roma, perché penso vinceranno piuttosto facilmente, potrei anche sbagliarmi. Mentre per Atalanta-Palermo vado per la doppia chance. Infine Genoa-Napoli gioco over 1.5, perché il Napoli non sempre riesce a tenere alte le tensioni, e comunque mi aspetto una partita piena di gol. Mentre Pescara-Torino dovrebbe far gol almeno uno il Pescara. Questa partita, diciamo, questa schedina ci porterebbe una quota 3. Passiamo alla giocata media. Qui, come potete vedere, ho riportato in pacco Juventus e Roma, però le ho riportate con la vittoria di entrambe, però con l'over 1.5 aggiunto, con la combo 1 più over 1.5. Per quanto riguarda il Bologna-Sampdoria, penso che segneranno entrambe, perché sono due squadre molto propositive e comunque non hanno due difese eccellenti, quindi penso segneranno entrambe. Mentre le altre due sono un po' una sorpresa a giocarle così, però le vedo così. Udinese Fiorentina, vince l'Udinese o pareggiano, quindi 1x, perché il Friuli è un campo piuttosto difficile. Mentre Genoa-Napoli segna casa, sì, penso che il Napoli almeno un gol lo prenderà, staremo a vedere. Passiamo ora alla quota difficile. Questa, ragazzi, è molto rischiata, quindi evitate di lamentarvi. Chi la vuole giocare la gioca, chi non la vuole giocare non se la gioca, e perfetto. Juventus e Roma, continua a metterle in coppia, stavolta per entrambe metto l'handicap, quindi Juventus e Roma devono vincere con almeno due gol di scarto. Per quanto riguarda Udinese-Fiorentina, giocherei no goal, quindi segna al massimo una squadra se non nessuna delle due, quindi non segneranno tutte e due secondo me, vedo una partita piuttosto bloccata. Per quanto riguarda Pescara-Torino, giocherei 1x più over 1.5, vedo il Pescara meglio messo. E infine la sorpresa delle sorprese, non mi odiate tifosi napoletani, qui si fa solo per le giocate, Genoa-Napoli, o vince il Genoa o pareggiano, non so perché me la sento così, magari sbaglio, forse sì, anzi quasi sicuramente sì, perché il Napoli è favorito, però me la sento piuttosto favorita il Genoa, sia perché il Napoli spesso quando è primo non riesce a reggere troppo la tensione, sia perché il Genoa ogni anno dà fastidio al Napoli quando si affrontano, per cui io vado con un 1x, potrei sbagliarmi, ma questa è la quota 20, è qualcosa di difficile, tocca metterlo, e ho optato per questo. Detto questo, ragazzi, queste tre erano le tre schedine che consiglio per questa settimana, miriamo a prenderne almeno una, cioè almeno quella facile, poi se esce la più difficile è meglio. Spero che questo nuovo metodo vi piaccia. Ora vediamo come va, se va bene bene, se va male torniamo al vecchio metodo. Detto questo, vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video ha fatto cagare un dislike, buon shalala, e ci vediamo ad un prossimo video.